intanto però, come dire, pone una riflessione rispetto a quello che sono la realtà dei comuni italiani. Quindi ne parliamo con Giada Maio, che è dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio ISPRA, ringrazio gli ospiti russi e ringrazio i nostri ragazzi che ci hanno dato degli spunti di riflessione veramente profondi. Immagino tra l'altro la loro emozione di trovarsi in questa location, sono emozionata anch'io, di una bellezza veramente invidiabile. Allora, ci troviamo in un momento di importanza enorme, probabilmente non viene percepito realmente in toto quanto in molti settori, tutti collegati tra di loro e inerenti, che hanno comunque un impatto sulla qualità dell'aria, si stiano vivendo dei cambiamenti importanti, innanzitutto di normativi e di pianificazione. Spesso l'Italia su molti fronti subisce delle decisioni che ci provengono dalla Comunità Europea, ma volente o nolente alcune direttrici obbligano come dire, delle forze che sono anche consolidate e nonché dei comportamenti dal basso consolidati a cambiare, a essere dirompenti. Questo è un momento probabilmente di rottura. Sul tavolo ci sono diversi ambiti della nostra vita, della vita di questi ragazzi, che interessano il vivere di qualità oltre che la qualità dell'aria. No, la mobilità è sicuramente uno dei temi più difficili con cui avere a che fare sia da amministratore sia da cittadino, ma lo sono altri connessi strettamente i rifiuti, un tema molto delicato, chiaramente in questo caso lo vedrei nell'ottica di un'economia circolare, come la stessa Commissione ci invita a ragionare, ma lo è anche la componente energetica e adesso vi dico perché. Innanzitutto le nostre città, bellissimi questi esempi, noi abbiamo una differenza fondamentale che sicuramente ci rallenta. Abbiamo un tasso di motorizzazione altissimo, le nostre città sono tra le più congestionate al mondo, sicuramente per l'utilizzo dell'auto privata. Probabilmente questa è anche una scelta non solo di tipo di politica industriale che si è sempre perseguita in Italia, ma probabilmente anche per la conformazione delle nostre città. A differenza di questi paesi, noi abbiamo un tessuto urbano molto più distribuito e più capillarizzato. Ci sono degli agglomerati metropolitani, abbiamo 14 aree città metropolitane in Italia, ma abbiamo tantissime città medie e medio-piccole distribuite sulla nostra penisola. Quindi è sicuramente un paese in questo senso poco standardizzabile, soprattutto rispetto al Nord Europa, dove tra l'altro c'è un tasso di popolazione molto più basso, c'è una densità di popolazione molto più bassa. E allora come risolvere? Intanto le nostre città hanno la necessità, medio-grandi che siano, probabilmente le grandi le soffrono in modo evidente, di essere decongestionate. Lo spazio pubblico è necessario che sia restituito ai cittadini e non solo ai fini di mobilità, chiaramente ai fini della fruizione complessiva. Come facciamo? Il passaggio in questo momento, il dibattito su come trasformiamo i nostri veicoli è sicuramente centrale. Attenzione però, non dobbiamo cadere nel tranello di pensare che la conversione del nostro parco veicolare in elettrico, che è una delle modalità zero emissioni, esistono probabilmente anche delle altre, comunque in elettrico, risolva i nostri problemi. Se noi trasformiamo tutte le nostre automobili in elettrico, non risolviamo il problema della congestione delle nostre città. E tra l'altro spostiamo il problema inquinamento dalla ruota, come si dice in termini tecnici, dalla wheel, dalla ruota, alla produzione. Cioè la nostra produzione elettrica in Italia sicuramente è, anche col tasso di crescita enorme che hanno le fonti rinnovabili, non è molto verde. Quindi questo è un problema. Il mix tra come produciamo e come consumiamo è un mix che ha necessità di essere intelligente, e qua lo dobbiamo dire, l'impostazione del nostro vivere civile non ci spinge a questo, cioè non ci spinge naturalmente alla società, alla sostenibilità. Faccio un esempio: noi avremmo anche modo, se parliamo di
perché ci spostiamo, casa scuola, casa lavoro, oggi se ne è parlato tanto, su cui si sta lavorando, almeno nelle grandi città. Casa lavoro è uno dei delle modalità più inficiate, perché probabilmente raggiungiamo delle tratte, delle distanze più alte. Io ne sono un esempio lampante, vengo da Formia ogni giorno, quindi è una pendolarità estrema, la chiamerei. E come faccio a risolvere il casa lavoro? Sicuramente devo intervenire sul trasporto pubblico locale, ma potrei anche, in alcuni ambiti in cui non è necessario che ci sia un rapporto personale e l'aiuto delle tecnologie, su questo lo abbiamo sempre di più, pensiamo adesso alle nuove gare 5G, insomma la tecnologia è dirompente, no? Perché non evitiamo, eliminiamo a monte un problema di mobilità? Su questo, per esempio, andrei a vedere, non mi occupo di lavoro, ma andrei a vedere il livello d'attuazione della legge sul lavoro agile. Cioè, quanti istituti oggi, istituti in senso lato, amministrazioni, privati, utilizzano il lavoro agile? Io qualche idea ce l'avrei, perché in Italia purtroppo c'è un rapporto distorsivo con il lavoro, ahimè. Quindi quello però è un meccanismo intelligente, cioè se pianificato intelligentemente significa evitare un fabbisogno di spostamento e di mobilità. Si comincia a usare, quindi riusciamo a essere un minimo ottimisti. Sulla scuola, beh, si può fare un po' di meno, là sarei un pochino più per il rapporto De Visu, ma sicuramente è un problema secondario. Forse sulla scuola ci sono esempi in molti comuni vincenti di aggregazione, di mobilità collettiva, che può essere dall'alto o dal basso, in questo caso il carpooling, per esempio sulle scuole primarie, dove il bambino è difficile che vada da solo a scuola, diventa molto importante l'aggregazione della domanda di mobilità. E su questo probabilmente anche la nostra conformazione, come dire, caratteriale, cioè il popolo italiano, poi più a sud andiamo, forse è anche più semplice, perché la rete relazionale è un pochino più stretta. Se pensiamo alle città del sud, dove tra l'altro c'è un tessuto parentale molto stretto, forse su questo potremmo far leva, proprio su quello, su uno dei nostri punti di forza, che è la caratteristica, come dire, calda, relazionale, ecco. Dopodiché, dicevo, la connessione molto forte tra mobilità ed energia ci spinge a lavorare in modo integrato. Su questi comuni, i comuni l'hanno capito e si stanno impegnando molto. I PUMS sono arrivati a un livello di maturità molto avanzata. Cosa sono i PUMS? Sono dei piani, quindi degli strumenti di pianificazione delle nostre città, in cui c'è tanto sulla mobilità verde, c'è tanto però anche sul trasporto pubblico locale, perché è evidente che se noi pensiamo ai principali attrattori di mobilità, che non è solo la scuola e il lavoro, sono insomma gli istituti per cui noi ci muoviamo, è chiaro che sono aggregati in determinati centri, e le scelte, diciamo, urbanistiche dovrebbero essere stravolte, è difficile farlo spesso. Quindi se pensiamo ad una mobilità verso le grandi città metropolitane, è chiaro che lì non puoi fare altro che velocizzare alcune direttrici, tant'è che col Ministero dei Trasporti molto si sta facendo sugli investimenti sui trasporti rapidi di massa. E quali sono i trasporti rapidi di massa? Sicuramente le metropolitane, le ferrovie leggere, in qualche modo anche i tram, le tranvie, cioè il grosso della mobilità a grandi distanze deve essere transitato lì. Questo perché inquina meno sicuramente immettere di più mezzi pubblici che non continuare a muoversi autonomamente sulle auto private. Questo per noi è ormai un dato assodato. Parallelamente a questo è bene lavorare su tutto ciò che è a corredo delle grandi strutture di trasporto pubblico locale, e che sono sicuramente la copertura di quello che si chiama ultimo miglio, cioè come faccio ad arrivare alla fermata della metro, dell'autobus, come la copro. È intelligente muoversi a piedi, non sempre è possibile. Muoversi in bicicletta pone dei problemi anche di servizi infrastrutturali. I nostri trasporti non sono adeguati ad ospitare delle biciclette, per quanto ormai siano miniaturizzate, no? Sono pieghevoli, l'elettrico è più pesante. Ci sono dei problemi per cui adesso spingiamo, anche i comuni lo richiedono, in tutto quello che si sta muovendo sul rinnovo dei nostri mezzi. Ci sono mezzi ancora, pensate, Euro Zero in Italia, cioè
molto inquinanti, li stiamo per sostituire, e in questi giorni il dibattito di un piano strategico nazionale sulla mobilità sostenibile, ci sono in ballo 4 miliardi di euro per sostituire gli autobus vecchi e obsoleti. È chiaro che lì dobbiamo lavorare anche su come li facciamo, cioè qual è il design di questi mezzi, perché chiaramente se vogliamo che ospitino non solo noi cittadini, ma degli elementi che ci aiutano nell'integrazione di mobilità, dobbiamo cambiare modo anche di vedere, e quindi anche le aziende, dobbiamo chiedere alle aziende di fare un passo in avanti, quindi gli appalti pubblici devono essere fatti in determinato modo con delle linee guida. Per rispondere alla ragazza che chiedeva come aumentiamo il livello di utilizzo della bicicletta, bene, in alcune città, che sono città che si sono anche riunite, riconosciute tra di loro, sono le città medie, direi l'ossatura di questo paese, perché le città medie costituiscono l'ossatura da nord a sud del nostro paese, c'è un'alta sensibilità da tempo, e probabilmente ci sono città che ci insegnano, c'è Ferrara, ma ce ne sono tante altre, c'è Padova, c'è Rimini, in cui il muoversi in bici è direi connaturato nel DNA di quei cittadini, no? Come lo trasportiamo questo nelle altre città? Non è detto che sia possibile sempre in città grandi come Torino, Milano, Bologna, si sta lavorando molto in tal senso, anche Roma lo sta facendo, ma è complicato, al di là del creare un'infrastruttura come la ciclovia urbana, perché la ciclovia internazionale ha altri obiettivi, vuole immettere un turismo che si fa cultura, è giusto, però non incidiamo poi sulla mobilità urbana e privata. È chiaro che la mobilità in bicicletta spesso deve essere più flessibile. Noi andremo sempre di più, vediamo nelle nostre città, al di là della vandalizzazione della bici senza infrastruttura, si faceva prima l'esempio di una delle aziende che ha deciso di disinvestire, ma come disinveste quell'azienda? Ce ne sono tante che invece continuano a farlo. Perché il bike sharing può più o meno funzionare se ci sono delle connessioni intelligenti con gli altri mezzi, con i parcheggi di interscambio, o se il cittadino che in quel momento fruisce del servizio ha determinate agevolazioni. Quindi se io in ufficio per esempio ho delle docce, probabilmente scelgo da Termini di prendere una bicicletta, altrimenti lo faccio a piedi, perché forse mi è meno faticoso, al di là dell'orografia di Roma. Però insomma, Parma per esempio quest'anno è stata premiata su un premio Urban Award, che è uno dei tanti premi, poi Parma non è la sola città che lavora su questo, per aver promosso la cicletteria, che è un'iniziativa molto intelligente e semplice anche finanziariamente da realizzare. C'è un punto unico di deposito bici, ma anche di scambio biciclette, di servizi come le docce, sembrerà banale, presso la stazione, che consente chiaramente la connessione tra la mobilità veloce e la mobilità dell'ultimo miglio, perché nelle città medie chiaramente spesso la bicicletta è preferita anche al trasporto pubblico locale, perché hanno conformazioni per cui questo si può fare, ma una città media della pianura padana, dove è alto l'interesse a ridurre le emissioni, non è una città media del sud Italia. Io vengo da Siracusa è una città che pur lottando non ce la fa a far muovere i cittadini in bici, là forse dobbiamo fare qualcosa anche sull'incentivo al cambio comportamentale, quindi l'incentivo alla domanda. E qua credo stamattina se ne sia parlato, c'è un filone di azione di incentivazione alla domanda. Ha iniziato Parigi con un incentivo famoso al cittadino che si muoveva in bici o in macchina, a piedi, lasciando la macchina. Lo faremo anche in Italia, lo stiamo raccogliendo proprio su un programma. Esatto, quindi probabilmente lo faremo anche a livello governativo, e su questo abbiamo chiesto anche degli sforzi ai nostri legislatori, per cui dai cittadini spesso arrivano delle soluzioni e delle invenzioni probabilmente non pianificabili a livello degli amministratori, molti casi, e ce lo insegna adesso, ahimè, la tanto dibattuta micromobilità, penso ai pattini elettrici o le monoruote. Ecco, quello è un esempio lampante in cui il cittadino spinge l'offerta e il mercato, però il comune ha l'obbligo di pensare bene che se già abbiamo tanti incidenti stradali, no, mortali spesso con le due ruote o a piedi, un driver del genere, che è molto semplice da usare, da acquistare,
e che attualmente non è omologato e chiaramente non è inserito nel codice della strada, è difficile da inquadrare nel nostro tessuto urbano, che ha degli alvei, degli spazi molto ridotti. Quindi più alziamo il livello di competitività, più bisogna avere delle regole e anche delle sensibilità dell'utilizzatore finale molto elevate. Quindi quello, ho fatto un esempio perché è in discussione in questi giorni, però ecco, è dal basso che arrivano spesso le innovazioni più importanti. Grazie. Intanto, come dire, è molto bella questa notizia di questo progetto di norma sull'incentivo dell'andare a piedi, e va, come dire, nella direzione dei dati che sono stati presentati nel comunicato stampa oggi, che potete vedere, che annuncia oggi appunto l'evento di Ispra, in cui i trend di lungo periodo, decennali, mostrano un abbattimento delle emissioni e quindi delle polveri sottili.